Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Con dei capelli osceni coperti da un cappello da puffo, ma soprattutto col terzo episodio della carriera. Siamo tornati oggi dopo la sconfitta contro il Manchester United in Community Shield ai calci di rigore. Insomma, i rigori che come sempre si dimostrano alternati, nel senso che una volta ci dice bene, una volta ci dice male. Ricordo ovviamente quelli di finale di Champions contro l'Arsenal nella carriera passata con la Roma. Ma comunque dobbiamo riprenderci subito e pensare che da oggi si fa sul serio, perché cominceremo il campionato. Le tre partite che infatti giocheremo in questo episodio saranno quelle contro l'Hull City, l'Arsenal e lo Swansea, per chiudere poi il mercato estivo e concentrarci già dal prossimo episodio anche in chiave Champions League, già con altri big match di campionato. Penso a Liverpool e poi successivamente anche al Manchester United, e vorremmo lì vendicarci. Pensiamo anche al mercato, però ci sono entrati 4 milioni che me li sono ritrovati così dal nulla, non so minimamente perché, forse anche per la partita giocata contro il Manchester, non so se abbiamo preso qualcosa. Comunque, cos'è che vi sto per dire? Che ovviamente io ho chiesto informazioni per alcuni difensori centrali, dato che vi ho detto anche nello scorso episodio che ci serviva un difensore centrale che potesse comunque essere titolare o comunque da interscambiare con quei due che sono Morgan e Hoot. Ho notato che noi abbiamo una riserva, Hernandez, che francamente non rientra nel mio progetto, che però non costa neanche pochissimo. E quindi, cos'è che ho pensato di fare? Sono andato su Rete Mercato Globale, ho dato un'occhiata ad alcuni dei difensori, insomma, e ho trovato qui in Bundesliga Subotic, che comunque sarebbe un acquisto realistico, è un difensore esperto che ci potrebbe dare una gran mano, è anche più giovane rispetto a quelli che noi abbiamo già, perché abbiamo un trentenne e un trentunenne, parlo di Hoot e Morgan, che comunque è il capitano e quindi non si tocca. E poi ho anche adocchiato Vertonghen, che ovviamente costa un pochettino di più, è già complicato, un po' inarrivabile secondo me, perché comunque il Tottenham ce lo farebbe sudare. E comunque noi abbiamo solo 4 milioni più un eventuale scambio con Hernandez, quindi non penso che il Tottenham ce lo dia. Anche se ovviamente è quel difensore che può servirci, anche perché è un mancino, può fare anche il terzino all'occorrenza, e quindi vabbè. Ho chiesto comunque informazioni per entrambi e adesso capiremo, avanzando col calendario, quale insomma possiamo, quale sia arrivabile e quale no, anche se ovviamente presumo che sia molto più arrivabile un Subotic rispetto a un Vertonghen. Comunque, prima di tutto andiamo a giocare contro l'Hull City, ma prima ancora di cominciare questa Premier League volevo fare un salto qui sulle aspettative della dirigenza, perché ne abbiamo parlato poco effettivamente dall'inizio della stagione. Quindi, panoramica obiettivi, ci dicono che i principali obiettivi sono mantenere l'aumento degli ingaggi sotto il 10%, quindi adesso dobbiamo un attimo vedere, perché noi abbiamo speso tanto, abbiamo anche avuto poche entrate quest'estate, quindi ovviamente dobbiamo un attimo rifarci e punteremo soprattutto nel mercato di gennaio a tutto ciò, poi magari anche alzando qualche coppa le entrate potrebbero esserci. Poi la qualificazione per l'Europa League, noi ovviamente andiamo a qualcosina in più, però questo è quello che ci chiedono loro. Champions League, dobbiamo passare il girone, che comunque è discretamente semplice, possiamo anche riuscirci. Per quanto riguarda la crescita dei giovani, dobbiamo guadagnare 3 milioni la cessione dei giovani entro due stagioni, quindi ovviamente siamo ancora all'inizio, si può fare ancora tutto. Direi di partire ufficialmente con la Premier League 2016-2017. Ripartire non è mai facile, specie se l'anno precedente hai dato il massimo e hai ottenuto quello che forse può essere considerato il tuo massimo. Ecco perché è importante cambiare, ecco perché sulla panchina non siete più Claudio Ranieri ma ora Federico Marconi. Sono arrivati nuovi innesti, c'è tanta voglia di rifare, di ripetere le imprese precedenti e anche crearne di nuove. Buona Premier League a tutti, benvenuti nel campionato più bello del mondo. La prima giornata vede di fronte al City e Leicester City. Queste sono le due squadre che scendono in campo, questi sono i protagonisti della nostra squadra, in particolare Vardy e Mahrez, protagonisti assoluti del campionato passato, che non sia facile ricominciare lo sappiamo, lo abbiamo visto contro il Manchester. Lì abbiamo speccato un po' di forse un po' troppa arroganza, perché pensavamo che la partita fosse già finita sull'1-0, dato che riuscivamo anche ad amministrarla agevolmente. Poi un gol di Mkhitaryan ha cambiato tutto e ci ha compromesso poi la sconfitta che è arrivata ai calci di rigore. Queste le strette di mano dei protagonisti che tra poco si daranno battaglia. Io sono curioso anche di andare a leggere le formazioni, specialmente quella dell'Hull City, perché la nostra la conosciamo. Questi infatti i padroni di casa, con Marshall tra i pali, Odubaio, Dawson, Davis e Robinson, Robeston in difesa, con Livermore
Henriksen e Mason a centrocampo, poi abbiamo visto i due esterni per lanciare poi l'unica punta che sarà Mbokani, quindi prende un 4-5-1 dell'Al City. Questo invece è Leicester col tridente pesante Musa, Mahrez e Vardy. In panchina c'è Keita, Balde e ce ne sono molti che potrebbero entrare a partita in corso. Anche il Brighton, che non va sottovalutato perché ovviamente ha tanta voglia di dimostrare che può ancora dir molto la sua in questa squadra. Arbitra il signor Anthony Taylor, chiaramente un direttore di gara inglese, nel campionato inglese, nel calcio inglese. Questo è il pallone, questa la grafica, questa la partita che sta per cominciare. Inizia in questo istante, la tiene, torna nuovamente al centrocampo da Drinkwater. Mendy si allarga, Alessandro per ricevere questo pallone, poi taglia il campo Alessandro, arriva anche in zona tiro, riesce a toccare il pallone, recuperato ancora Alessandro per Vardy che può calciare col destro. Dawson, occhio alla palla che diventa buona per il brasiliano che la rimette dentro, arriva Drinkwater ma prima di lui Mason, anzi Dawson scusate, poi prova nuovamente a recuperare, ci riesce ancora l'ex Juventus per Mahrez che da lì può liberare il sinistro, prende in pieno Alessandro, la palla è sul fondo, il primo squillo dell'Leicester, lo riprende Alessandro che lo tampina. Poi Mbokani al limite si inserisce in qualche modo, Mbokani può mandare in porta anche Mbokani! Al City in vantaggio, ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto bene l'attaccante dell'Al City che fa 1-0 al 25esimo. E quindi vanno avanti i padroni di casa con un gol secondo me regalato. Federico Marconi che ovviamente non è soddisfatto del risultato, soddisfatto secondo me però il mister della prestazione dei suoi che hanno giocato comunque bene in questi primi minuti, ma nel calcio contro i risultati. La palla a Musa, limite Musa sul mancino, Musa lo libera con deviazione Marshall, sta variando Vardy, arriva invece Mahrez, va Mahrez col sinistro a cercare la testa di Hoot, Marshall che sarà nuovamente calcio d'angolo, riparte col mancino Mahrez, finisce per terra Hoot, la prende Morgan e fa 1-1 di testa il capitano, il pareggio dell'Leicester. Qui la gioia di tutti ovviamente, rivediamo questo calcio d'angolo simile a quello di prima, è finito per terra Hoot, l'ha presa Morgan che ha saltato indisturbato, Marshall era leggermente fuori dai pali e nulla ha potuto fare sul colpo di testa perentorio del numero 5 che suona la carica e non poteva andare meglio di così col gol del capitano. Drinkwater, Vardy in zona, Drinkwater fa tutto da solo, fa tutto bene, arriva anche in zona tiro fino in fondo il numero 4, poi dentro da Vardy che la gira col sinistro, c'è la deviazione e ci sarà calcio d'angolo, quando può calcia sempre Jamie Vardy. L'altro corner interessante per il Leicester, è arrivato il gol del pareggio dal corner del primo tempo, ora stacca Hoot sulla traversa, ora Mahrez per Drinkwater, c'è dentro Vardy, visto e servito, palla invece che diventa buona per Musa dalla parte opposta, in rigore, rientra Musa, la mette al centro per Mahrez che manca il pallone, grande chance per il Leicester al quarto d'ora, dove vuole uscire Keita che però non aggancia. Klukas allarga molto bene per il Mohamadi, lascia partire il cross, arriva al volo Eriksen e segna un gol importantissimo per i suoi, quello del 2-1 al 74esimo, il numero 22 al volo col sinistro, lasciato solo nell'area piccola, nulla da fare per Schmeichel, Leicester sotto ancora una volta. Cronometro, Bellerin con le mani, Mahrez dentro da Juzunovic, grande inserimento di Juzunovic, fino in fondo Juzunovic dentro per il sinistro, il palo di Keita, clamorosa palla gol per il Leicester, se l'è divorato Keita Balde che ha calciato a botta sicura da mezzo metro ed è riuscito a prendere il palo. Poi lo scavetto a servire Abel Hernandez, ancora Abel Hernandez, vuole ovviamente la bandierina, poi crossa nell'area di rigore, 3-1 dell'Al City. Hanno fatto 3 tiri in porta, sono stati concretissimi i padroni di casa, non si può dire lo stesso dell'Leicester che un'azione fa si è divorata la palla del 2-2 e qui ancora una volta nell'area piccola la doppietta, se non sbaglio, di... sì, sempre lui, sempre Eriksen. E allora arriva la prima sconfitta, non buona la prima, in casa Leicester. E finisce qui, al City 3, Leicester City 1. Questo è il verdetto del Com Stadium. È sicuramente un risultato che ci lascia perplessi perché la partita era molto più equilibrata, non da 3-1 sicuramente. Dobbiamo imparare dai nostri errori però, questo io adesso devo ripetere quello che ho detto dopo la gara contro il Manchester perché le sensazioni sono le stesse, dobbiamo concretizzare di più le nostre occasioni, abbiamo preso una traversa e un palo oggi e soprattutto evitare errori perché loro riescono sempre a farci male, era successo contro un altro inglese, il Manchester United nella Community Shield, è successo anche oggi
contro l'Hull City, che comunque è una squadra di medio-bassa classifica. Questo deve farci riflettere molto. Il prossimo impegno sarà contro l'Arsenal, e lì vietato sbagliare, perché altrimenti si potrebbe compromettere in maniera importante la stagione, perché considerate anche che qui parliamo della Premier League e ci sono talmente tante squadre in lotta per il titolo che sbagliare e perdere punti, soprattutto a inizio stagione, potrebbe essere poi compromettente per tutto l'anno. Chiedono 10 milioni e mezzo per Subotic, e allora proviamoli a spendere questi 10 milioni e mezzo, perché possiamo allora dare, come dicevo prima, il nostro... Perché non c'è qui intanto Hernandez? Non c'è Hernandez, ragazzi. Ragazzi, io volevo dare Hernandez, ma non c'è purtroppo, perché penso sia appena arrivato, evidentemente. Adesso mi documento un attimo. A questo punto diamo Benaluan, anche se è tutta un'altra cosa, perché dovremo provare 4 milioni secchi, neanche e mezzo, più Benaluan. Alternativamente abbiamo un prestito con diritto di riscatto, e a quel punto è tutta un'altra cosa. Richiesta per Vertonghen, sono disposti a trattare, questo è già tanto, ma come vi dicevo, per 29 milioni, che sono tantissimi, e quindi diciamo di no, anche se qui vale il discorso di Subotic. Quindi proviamo il prestito o breve o comunque con diritto di riscatto, e quindi a questo punto un riscatto a 30 milioni sono tanti, rischiamo, vorrebbe dire che dovremmo assolutamente vincere una competizione. Però noi proviamoci, anche perché con un difensore del genere, con degli innesti del genere che potrebbero anche arrivare già a gennaio, ad esempio, dato che il budget adesso è ridotto, dobbiamo mirare ad alzare qualche trofeo. Detto questo, avanziamo al calendario. Sabato 20, la sfida contro l'Arsenal in casa nostra, tra ex come Bellerin e giocatori mai arrivati come ad esempio Jamie Vardy. Leicester Arsenal è già una partita fondamentale. La bolgia del King Power Stadium di Leicester. Benvenuti alla seconda giornata della Premier League. Welbeck recupera subito Drinkwater, molto bene. Quindi gioca il pallone in verticale per Mahrez, che aspetta e serve Emerty. Parte anche Vardy senza palla e la riceve molto bene. Vardy entra in area, può andare in porta col destro. La risposta di Ospina, il primo squillo del capocannoniere della passata stagione. Anzi, è Musa che ha tagliato bene. Mahrez dalla parte opposta, servito Vardy sul fondo, che girata! Lo sguardo concentrato da parte di Federico Marconi. 35 minuti in cui Leicester ha piegato l'Arsenal solo dal punto di vista della prestazione, perché il risultato è ancora fermo sullo 0-0. L'arbitro Musa, sta partendo Mahrez. Musa prova il lancione splendido per Mahrez, anzi è Mendy che la mette giù, calcia sul fondo. Due cose: che scatto di Mendy alla Kanté e che palla di Musa! Deve cominciare a correre, va a puntare Monreal, lo salta anche, poi c'è Vardy in zona, servito benissimo, si capiscono al volo i due. Vardy in aria, finta il destro, va sul sinistro, Mertesacker lo aspetta lì e quindi vuole avviare il contropiede da parte dell'Arsenal con il pallone diretto a Welbeck. Adesso Leicester che però deve aumentare la pressione, quella vista nel primo tempo, che è un po' mancata nella prima fase della ripresa. Ramsey la gira per Cazorla. Pallone buono per Ramsey, dentro da Welbeck, che è indiscutibilmente solo. Welbeck, Schmeichel, a dire di no! Era solissimo Welbeck. Poi palla verticale, ancora Arsenal, Coquelin, poi Chamberlain. Dentro ancora da Welbeck sul sinistro. Welbeck cerca l'assist, Ozil sul fondo. Sta crescendo l'Arsenal. Game over al King Power Stadium tra Leicester e Arsenal. È solo 0-0. E questo è proprio il risultato più ingiusto, perché magari il pareggio poteva anche starci, dato che abbiamo giocato un tempo per uno, inspiegabilmente 0 Arsenal nella prima frazione, inspiegabilmente 0 Leicester nella seconda. Per il resto avete visto, loro hanno tenuto molto più il pallone quando potevano, hanno avuto una palla gol clamorosa con Welbeck, un'altra altrettanto clamorosa con Ozil nei minuti finali. Noi nel primo tempo abbiamo avuto l'impossibile e abbiamo sbagliato anche l'impossibile. 0-0, che sicuramente è il risultato quindi più ingiustificato, perché i gol dovevano esserci oggi. Ma questa è la Premier League. Abbiamo capito che dobbiamo sapere anche soffrire in questo FIFA, non solo in questa Premier, perché anche secondo me avessimo giocato la Serie A pure quest'anno, sarebbe stata simile la situazione. Che vi devo dire? Un punto in due partite. Sicuramente speravamo di più, magari speravamo 4 punti nelle prime due partite, perché il pareggio con l'Arsenal alla vigilia ci poteva anche stare. Adesso la prova del 9 ce l'avremo contro lo Swansea, lì dovremo assolutamente fare il risultato, perché è fondamentale fare il risultato. Comunque arrivano delle offerte, finalmente. Vediamo un po'. Allora, prestito per lui, per Uche,
E va bene così. Adesso però speriamo tanta roba per King, neanche troppo tanta roba, però comunque noi accettiamo perché ci fanno comodissimo questi soldi, anche in chiave Subotic. Vediamo infatti cosa ci dicono loro. Non sono intenzionati. E allora noi cosa proviamo a fare? Proviamo a tenere un prestito secco. Tongen, in realtà ve lo dico, sarebbe un buon arrivo, ma neanche fondamentale, perché alla fine Ut e Morgan sono due titolari e due titolari di tutto rispetto. Quindi anche Subotic ovviamente ci servirebbe perché altrimenti abbiamo la squadra abbastanza corta. Sono contento intanto che Alexandro stia salendo tantissimo. Adesso l'importante più che altro sarà battere lo Swansea, scusate, non battere il Leicester. E poi vedere negli ultimi giorni di mercato uno sbocco interessante. In queste prime partite mi sono reso conto soprattutto che ci manca quel giocatore che entra dalla panchina e ci risolve la partita. E quindi è quel giocatore che dobbiamo cercare, forse anche più di un difensore a questo punto. Perché pensandoci bene, comunque il difensore ce lo possiamo anche avere. Allora, no, vabbè, non ci credo. King non vuole andare via. E questo ci compromette però un sacco di roba. Adesso mi stavo ricordando che noi abbiamo archiviato per un momento la trattativa con il Sassuolo per Pellegrini, perché ovviamente al momento ci mancavano soldi. Però oltre a quella di Pellegrini, noi avevamo un'altra trattativa. Che era Odegaard? Io Odegaard lo andrei a trattare nuovamente perché comunque abbiamo qui un centrocampo abbastanza folto. I tre titolari sono ottimi, abbiamo Juzunovic che è un ottimo innesto. Poi però ci manca quel trequartista, quel mezzo trequartista, giocatore jolly, insomma, che soprattutto ci può servire molto. E quindi io Odegaard proverei nuovamente a trattarlo. Anche perché avevamo raggiunto l'accordo con il Real Madrid, purtroppo poi non si è concluso nulla per colpa nostra, di fatto, cioè nel senso non avevamo abbastanza soldi. Quindi ricominciamo da qui, dallo stipendio del giocatore, quindi diamogli di fatto quello che vuole, futuro componente, anzi giocatore per il turnover avevamo messo e lui aveva detto sì, praticamente, se non sbaglio. E quindi negli ultimi giorni proviamo almeno a portarci a casa Martin Odegaard. I vostri consigli, io comunque, li leggo sempre, quindi voi anche qui sotto, nonostante poi in questo episodio finiremo, eccolo qui finalmente Martin, nonostante poi in questo episodio finiremo il mercato, voi continuate a consigliarci tanto, consigliarmi tanta roba. King, pia dell'under culo, tanto per... cioè ci ha fatto perdere un sacco di soldi che non voleva andare via, adesso almeno c'è andato via. E quindi nuovo giocatore in arrivo, Odegaard. Siamo comunque arrivati alla sfida contro lo Swansea in casa, sempre al King Power Stadium. Qui proverei a cambiare qualcosa in rosa per vedere se effettivamente è un problema di modulo, di giocatori o semplicemente di concretezza che piano piano nel tempo arriverà. Vediamo un po'. Squadra che vince non si cambia, ma se poi la squadra non vince, allora qualcosa bisogna cambiare. Questo è il Leicester 3.0, questo Martin Odegaard che è appena arrivato scende subito in campo titolare. La formazione passa a un 4-2-3-1. Con Schmeichel confermatissimo tra i pali, poi difesa 4 che non cambia con Bellerin, Capitan Morgan, Ut e Alexandro. Centrocampo Mendy ed Emerty con Drinkwater che parte dalla panchina. I tre dietro a Vardy sono Mahrez da una parte, Musa dall'altra e ovviamente Odegaard alle spalle di Gemi. Questo era Guidolin, questo è Federico Marconi, questa è Leicester Swansea, terza giornata di Premier League. Poi c'è ancora Mendy a recuperare, bravissimo Mendy. Palla fuori per Emerty. Dovrebbe anche andare al tiro dalla distanza. Inserimento da parte di Musa. Può calciare lui. Prova il destro! Neanche a dirlo! Ahmed Musa! L'ho chiamato! Il tiro dalla distanza! Che arriva! Col gol dell'1-0! La firma è del numero 7. Ed è un Eurogol. Quello dell'attaccante nigeriano. All'undicesimo del primo tempo. Assist di Emerty. Gol splendido di Ahmed Musa. Che ha pescato il 7. E nulla da fare. Per l'estremo difensore dello Swansea di Guidolin, in questo derby italiano tra allenatori, è 1-0 per noi. Va da Keita, inserimento di Mendy, servito bene, c'è ancora fuori Keita, Mendy prova a tenere questo pallone, ancora Mendy, non lo perde, poi va dentro da Mahrez che si gira sul destro, Mahrez calcia in porta e chiude la partita a 20 dalla fine, Riyad Mahrez si è sbloccato finalmente e fa 2-0 per il Leicester. Un bel gol anche questo, perché sembra scontato, ma è bravissimo a girarsi e poi col piede debole a chiudere sul palo lungo. Nulla da fare per Tremet. Leicester 2, Swansea 0. Subito a puntare, dentro da Sigurdsson che si inserisce bene, poi allarga dalle parti di Montero. E può riproporre un cross. Borja, crossa lui, sul secondo palo Alexandro va a raccogliere il pallone, poi Juzunovic nella terra di nessuno.
vuole costruire una nuova azione in casa Leicester, parte da solo, poi trova Slimani, col tacco ancora per Yusunovic, che eleganza da parte dell'attaccante Leicester, poi palla dentro per Keita, grande azione, linea di rigore, Keita Balde, rientra, Keita! La prima volta con Leicester! 3-0, partita chiusa, Keita Balde Diao, Leicester 3, Swansea 0, manda al bar un avversario, e poi la mette dentro l'ex attaccante della Lazio. Gol molto importante anche per lui, e sicuramente gli farà bene giocare un po' più vicino alla porta, in quella zona del campo che vi dicevo prima, e quindi alle spalle di Vardy o di Slimani, insomma della punta, e non invece lontana dalla porta come esterno. Poi ovviamente lui è un esterno naturale e potrà giocare anche lì, ma in un ipotetico 4-2-3-1, ovvero quello di oggi, senza Odegaard, gioca lui. Palla per Sigurdsson. Fischia una volta, fischia due volte, fischia tre volte, è 3-0 per il Leicester. Le reti di Musa all'11esimo, Marez al 70esimo e poi il punto esclamativo ce l'ha messo Keita Balde. 3-0, grande Leicester oggi, finalmente concretezza. Non so se per il modulo o per l'avversario, però se dobbiamo guardare solo l'avversario, anche l'Al City sicuramente non era molto superiore allo Swansea. È anche vero che poi con l'Al City giocavamo fuori casa. Questo modulo comunque non sottovalutiamolo, potremo riproporlo in futuro già nella prossima sfida ad Anfield contro il Liverpool, e lì sarà veramente la prova di maturità per questo Leicester, perché il Liverpool è una squadra che gioca bene, poi ovviamente lo commenteremo nel prossimo episodio, non adesso. Il Liverpool è una di quelle squadre che gioca bene, e quindi staremo a vedere se il Leicester giocherà bene anche con Liverpool. Insomma, abbiamo giocato bene fino adesso tutte le partite, a parte un tempo con l'Arsenal che però è stato un tempo più giocato male da noi che bene da loro, anche perché hanno solamente tenuto il pallone. E quindi prima di salutarci andiamo sulla classifica delle prime partite, delle prime tre partite, sicuramente non gioiosa per noi, ma comunque abbiamo un attimo dovuto prendere mano e confidenza con questa Premier League. Il Liverpool comanda questa classifica con 7 punti e affronteremo proprio la capolista nel prossimo turno. Poi segue il Chelsea a 6, a pari merito con Manchester United, lo Stoke City a 5, a pari merito con il Watford di Mazzarri, che poi affronteremo un po' più in là e sarà un altro derby italiano. Middlesbrough addirittura con una partita in meno è al sesto posto in classifica con 4 punti, a pari merito con Hull City, Leicester, West Bromwich, Southampton, entrambe hanno tra l'altro due partite, Tottenham, Swansea, Bournemouth, Manchester City che è a 3 addirittura, quindi il Bournemouth è l'ultima squadra a 4 punti. Il City, se noi abbiamo deluso, figuriamoci il City che è molto giù in classifica. E quindi ragazzi, questo è farvi capire, il campionato è ancora molto lungo, però perché vi dicevo all'inizio, magari poi il City e l'Arsenal saranno prima e seconda quest'anno, ma secondo me questi punti che hanno perso a inizio stagione li pagheranno cari. Ma comunque, City e Arsenal a 3 punti, Everton a 2, Crystal Palace a 1 a pari merito con il West Ham, e poi il Burnley e il Sunderland a 0. Quindi questa è la nostra Premier League con cui ci salutiamo. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo episodio, io adesso mi farò anche gli allenamenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un bel like, lasciatemi un commento qui sotto, perché ovviamente nel prossimo episodio avremo gli ultimi giorni di mercato e sono veramente curioso di vedere i giocatori che mi consiglierete, partendo dal presupposto che abbiamo... non abbiamo una lira, raga, quindi suggeritemi prestiti possibilmente, perché altrimenti so cazzi. Comunque, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video e con i prossimi episodi. Bella, raga.